Spooning in the Tiki Room. Ciao a tutti bimbi e benvenuti alla seconda puntata della nostra trasmissione La Casa di Fenfer. Partiamo subito ringraziando i tantissimi bimbi che ci stanno seguendo. Grazie, grazie, continuate a farlo, soprattutto non vi stancate mai. E adesso partiamo in un modo un po' particolare, perché infatti si avvicina la mitica festa di Halloween e voi mi avete già mandato delle letterine dicendomi che state organizzando tante festicciole. E allora noi cosa facciamo? Con la nostra rubrica della nostra nonna Giorma, Tutti a tavola, che oggi sarà in compagnia di un ospite particolare, una mamma, facciamo in modo che voi realizzate le vostre merende e le trasformate in merende del terrore, ma anche del divertimento. E quindi che parta la nostra rubrica Tutti a tavola. All the birds sing words and the flowers croon in the tiki 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 room. Sto preparando un pagliaspagna per decorare la torta di Halloween. Bellissimo! Sentivo questi profumini che venivano da qui. Vieni, vieni, che ti faccio vedere come si fa. Ah, raccontami, allora raccontami tutto. E allora, intanto ho montato gli albumi a neve ben ferma. Vedi che assomiglia a una panna? Poi ho montato i rossi con lo zucchero e man mano li vado amalgamando dall'alto verso il basso in maniera tale che non si smontino. Allora, una bella torta, quindi questo è l'impasto per il pan di Spagna. Sì, sì, questa è la base che utilizzo io per fare tutte le mie torte pasticcione con i miei bambini. Ne hai? Due bimbi. Due bimbi, due bei mattacchioni, piccolini? Uno di 6 anni e uno di 2 anni. Oh, quindi ti diverti con loro? Sì. Allora prendo la farina, la setaccio in maniera tale che non si facciano i grumi e amalgamo tutto. Sempre dall'alto verso il basso, proprio per evitare che si smonti. Allora, abbiamo ottenuto questo composto, vedi, morbido e spumoso. Aggiungiamo un poco di lievito, metà busta è più che sufficiente, un poco di vanillina per dare gli aromi, infariniamo e imburriamo una tortiera, grosso modo di questo diametro, versiamo il composto della tortiera, vedi com'è bello cremoso, spumoso. Sei bravo così quanto me. Devo assaggiarla prima. Questo lo mettiamo di qui, cerchiamo di livellare il composto, accendiamo il forno a 180 per circa 20 minuti, assicurarci che la torta sia ben cotta, conviene mettere uno stuzzicadente dentro, qualora dovesse uscire ancora bagnato significa che ha bisogno ancora di cottura. E se il profumo è così buono, allora si vede che siamo riusciti nel nostro intento. E questa è la prima fase del pan di Spagna. Ecco allora, nonna Giorgio, ora tagliamo il pan di Spagna. Perché lo stiamo tagliando? Perché lo possiamo ben farcire con la crema che piacciono più ai nostri bimbi. Per i miei utilizzo molto spesso la Nutella. Ecco qui, vedi, lo apriamo. Ed ecco il pan di Spagna appena tagliato. Ovviamente io consiglio, prima di farcirlo, essendo un dolce abbastanza spugnoso, di inumidire bene tutto il pan di Spagna, trattandosi un dolce per bambini, con del latte in pari misura con acqua e con zucchero a velo, e bagnando sia la superficie che la parte interna, diciamo con la nostra decorazione. E allora io, proprio imitando la mia amica Chiara, ho pensato di utilizzare pasta di zucchero arancione. La cominciamo ad ammorbidire, prendiamo lo zucchero a velo, lo mettiamo nel piano di lavoro, così ci semplifichiamo. La tiriamo su col mattarello, piano piano, operazione delicatissima, e la poggiamo sulla torta. Ora è importantissimo, per evitare che si formino le bolle, è passare la mano e fare aderire al più possibile la pasta di zucchero. E cominciamo la decorazione. Ora iniziamo a fare il fantasmino, vedrai quanto è divertente. Ritagliamo un poco di pasta, non è importante, non bisogna essere precisi perché poi lo lavoriamo con le mani. Utilizziamo poi
un tappuccio qualunque, un beccuccio, qualcosa, sì. E cominciamo a mettere. Chi farà da sostegno? Da sostegno con il nostro fantasmino. Stessa cosa per la boccuccia e si va ad adagiare sulla torta. Bagniamo un pezzetto della torta, okay. E mettiamo il nostro fantasmino. Possiamo mettere anche altri elementi. Ti va un ragnetto? Ah sì, mi va veramente, guarda, anche perché noi qui ne abbiamo tanti, vedi, nelle mie scenografie. E allora riutilizziamo la pasta di zucchero nera. Stavolta facciamo una bella pallina. Ci ricaviamo delle strisce. E lo facciamo da parte a parte, facendolo aderire un po' di più. E cominciamo a sistemarci le zampette. Uno e due. Eccolo qui, ma è veramente graziosissimo! Che meraviglia, la nostra torta finita! Ecco, questo è il risultato finale. Abbiamo aggiunto qualche ragnetto, qualche pipistrello? Una frase da fantasmino. Ok, e allora siccome c'è una festicciola, io direi di andare a tagliare questa torta. Aspetta, aspetta, ti faccio vedere un'altra cosa. Ho preparato qualche altra cosa per me, la mia amica Simona. Ecco qui, la mamma della strega non poteva mancare una festa di Halloween. Cosa sono? Questa è semplicissima, ed una semplicissima pasta frolla, dove si mette delle mandorle incollate con una marmellata, possibilmente rosso sangue, e si mette al forno. E poi abbiamo subito questo effetto così di mano. E allora io direi di andare a mangiare tutte queste cose. E allora buona festa di Halloween. Bene, avete visto quante cose graziose, soprattutto buonissime, si possono realizzare? Ringraziamo la nostra amica Simona e vi invitiamo a continuare a contattarci perché abbiamo bisogno anche delle vostre ricette. Benissimo, continuiamo la nostra trasmissione restando sempre in tema di Halloween. Infatti il nostro frizzante giullare ha scoperto niente poco di meno che una zucca, ma realizzata sapete come? Con le sculture di palloncini. E infatti ecco a voi la rubrica briciole di feste con il nostro giullare. All the birds sing words and the flowers croon in the tiki 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 room. Volete realizzare questa meravigliosa zucca di palloncini? Siete pronti? Bene! Prendiamo il solito palloncino. Naturalmente, quando lo gonfiate, in questo caso, cerchiamo di tenere un po' d'aria, d'accordo? Poi cerchiamo di dividerlo in quattro parti, così 1, 2, 3 e 4. D'accordo? Prendiamo questo salsicciotto, dividiamo e lo uniamo a un altro piccolo salsicciotto. Pieghiamo, dividiamo e attacchiamo. Basta girare. Poi facciamo la stessa operazione con le altre due parti e attacchiamoli assieme. Così otteniamo due anelli.
io ho già preparato altri due anelli per fare la zucca. Così. Prendiamo le due parti più piccole e le incastriamo dentro. Così. Uno. E due. Poi, vedete? Poi inseriamo sopra un anello e lo incastriamo. Così. Visto? Dopo l'ultimo anello lo incastriamo ancora una volta di sopra. Così. Poi prendiamo un palloncino di colore verde e farci il cappuccio. Bisogna fare delle bolle. Uno. Poi girare. Due. E chiudere girando. Farne un'altra. Ancora un'altra. Ma sì, ancora un'altra. Così. Poi prendere un pezzo di palloncino rotto per fare un bel nodo alla nostra zucca. Lo incastriamo alla punta, all'estremità, così. Prendiamo il nostro cappuccio e lo attacchiamo. Così. Visto? Pieghiamo l'estremità e buon Halloween! E quindi merenda e in più anche addobbi, quindi preparatevi, organizzatevi, realizzate tutti questi palloncini e addobbate le vostre case. Noi ci fermiamo un secondo per la pubblicità, ma ci vediamo dopo, vi aspettiamo! Si occupa di curare la SMA, l'atrofia muscolare spinale, una malattia che colpisce i bambini impedendo loro di fare anche i più banali movimenti. Come vedete, la ricerca sulla SMA non si muove. Adesso però, muoviti tu, che puoi. Manda un SMS o chiama il 45599. Aiuterai la ricerca a camminare e darai ai bambini affetti da SMA una speranza in più. Ripartiamo con la nostra rubrica FanFest Special, un evento eccezionale qui a Palermo, l'arrivo della Coppa Campioni. Le nostre telecamere erano lì per documentare il tutto e devo dire che ci hanno accolto da veri campioni. Oh, 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 oh
Every day I cry and weep, trying to find a reason for the sadness that we bear. Every night, and I just can't sleep, no. Trying to find a reason for the madness that we share. Trying to find a reason for the problems in this world. Trying to find a reason for the heartaches we endure. Trying to find a reason for the tears we always cry. Trying to find a reason for the pressure inside. Per documentare un evento sensazionale, infatti è arrivata la Coppa dei Campioni qui a Palermo, ci sono solo io a documentare questo evento sensazionale, tutto per me, tutto per me. Ok, vabbè, scherzavo, in realtà non sono da sola, non potevano mancare loro, gli amici della casa di Peppe, ecco voi merci. E qui c'è Buddy, il nostro scoiattolo. Allora, siete pronti per entrare? Andiamo a vedere questa coppa, mi raccomando, voi restate con noi, seguiteci. Andiamo, forza! Oh, oh, yeah, 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 oh. Mergi, Buddy, quella è la porta che porta alla coppa, ma non entreremo subito perché prima voglio farvi vedere una cosa, venite con me perché all'esterno si organizzano delle gare, ci sono dei ragazzini che fanno delle gare, noi adesso andremo a documentare, vediamo un po' che cosa ci propongono. Allora, per esempio, cosa si fa qui? Cosa si fa? Deve passare la palla da qui e devono fare gol. Oh, bellissimo! Allora, vediamo, vogliamo proprio vedere quello che succede. Con due gol abbiamo questa. E con tre abbiamo una palla dentro. Oh, quindi ci sono anche dei premi. Ok, Giuliano, tu riprendi, eh? Voglio vedere gol! Ci siamo riusciti, Mergi, Buddy, avete visto? Noi facciamo il tifo per voi! Mergi, tu mi raccomando, sostienilo, fai il tifo per lui, facciamo tutti il tifo per te. Vogliamo vedere se sei proprio bravo in questo gioco. Allora, mi raccomando, devi far andare la palla di là e poi devi fare gol. Vediamo! Oh, tutti quanti! Oh! Diciamo che ce l'hai fatta, secondo me c'è stato lo zampino di qualcuno. Allora, Buddy e Mergi, noi adesso andremo da un'altra parte, vi porterò nella zona VIP. Dobbiamo fare un po' di fila, ma arriveremo nella zona VIP, all'interno della quale troveremo altri giochi, ma soprattutto, lo dico anche a voi che siete a casa, all'interno troveremo alcune delle scarpe, delle magliette di alcuni importanti calciatori. Siete pronti? Siete pronti? E allora andiamo! Ed eccolo qui, noi abbiamo il pass e quindi andiamo verso la zona VIP, seguiteci, guardate, incontriamo delle bellissime ragazze. Come ti chiami? Giorgia. E tu? Anna. Ci salutate gli amici della casa di Peppe? Ciao. Ciao. Non li guardate troppo voi, venite, entrate, forza, su, forza, andiamo, vieni Buddy, dobbiamo fare questo percorso che ci porterà dentro la zona VIP. Ci sei? Cameraman, io vorrei che facciamo un saluto per la casa di Fever. Ciao! Guarda quante persone! Ecco, forza Milan, forza Juve, forza Milan! Non vi sentiamo! Forza Juve,
forza Milan, insomma. Benissimo. Ok, allora, siamo in compagnia. Questo signore ci sta facendo entrare. Scusa, cameraman. Lui sembra uno molto serio. Le posso chiedere il suo nome? Gianfranco. Ma lei è arrabbiato? Assolutamente no. Ok, allora me li saluta i bimbi. Ciao. Allora Gianfranco ci fa entrare dentro, venite. Ci siamo! Stiamo per entrare nella zona calda, anche perché qua dentro troveremo la Coppa dei Campioni. Quindi venite! Sembra di essere proprio allo stadio, guarda, uno stadio in miniatura, ecco. Allora, qui troveremo, dovete sapere che troveremo anche dei giochi. Infatti qua, guardate, c'è un bimbo che sta facendo un gioco. Adesso noi ci facciamo spiegare in che cosa consiste. Ciao, scusa l'intrusione. Come ti chiami? Federica. Federica, cosa sta facendo questo bimbo? Sta facendo un gioco? Allora sì, allora questo bimbo sta giocando al Kinect per questo evento Champions League, per questo Trophy Tour. Praticamente il gioco consiste nel tirare 4 rigori esatti e vincere una mini ball firmata Champions League. Perfetto, quindi anche tanti premi in questa giornata. Vogliamo vederti all'opera, forza! The pressure inside. Oh, 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 oh. Yeah, yeah. Every day. Oh, 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 oh. Yeah, yeah. Every day. Trying to find the reason for the problems in this world. Trying to find the reason for the heartaches we endure. The pressure inside. Mergi, Buddy, venite qui perché queste sono eccezionali. In realtà queste sono scarpe e palloni di veri e propri giocatori. Troviamo, infatti, guarda, vi faccio vedere di chi. Ci sono le targhette, fascia da capitano di Francesco Totti, visto? Indossata durante la UEFA Champions League 2006-2007. Quindi questa è la fascia che ha indossato Totti. Mamma mia, ma vi rendete conto? Bellissimo, bello, vero? Lo so, lo so, lo so, il pallone è firmato anche da altri calciatori. Andiamo a vedere qualche altra cosa. E allora, da questa parte invece abbiamo la maglia di Ronnie Johnson nella finale di UEFA Champions League del 99. Ok? Allora, questo è il pallone ufficiale della finale 2009-2010 della UEFA Champions League, firmato da Diego Milito. Il pallone firmato da Diego Milito, cioè cose veramente sensazionali. Io non posso credere che noi siamo qui oggi. Non ci credi neanche tu, lo so, lo so. Vorresti indossarli tu? Non si può, non si può, non si può. Venite con me, venite con me. Cameraman, vieni, vieni Buddy, perché qui adesso ti faccio vedere la maglia indossata da Francesco Totti nella stagione 2010-2011. Questa è la maglia indossata da Francesco Totti. Non ci posso credere, voglio essere immortalata. E ancora, maglia indossata da Paolo Cannavaro nella stagione 2011-2012. E la maglia di Cristiano Ronaldo nella Champions League UEFA 2008-2009. Mamma mia, ma non abbiamo finito. Ecco, qui c'è gente che fa fotografie. Allora, questa è la maglia che ha indossato Messi nella finale della UEFA del 2009. E ancora, da quel lato abbiamo il kit della partita di David Beckham, sempre nella UEFA Champions League 2009-2010.
E ultima, la maglia indossata da Alessandro Del Piero, giocatore della Juventus, nella stagione 2009-2010 della UEFA Champions League. Bellissime! Non ci posso credere! Non ci posso credere! Perché dobbiamo reclamare. Sì, sì. Sì, sì, perché non c'è niente di Milito, non c'è la maglia di Milito. Ma questa è originale? Sì, sì, sì. Ma l'ha indossata lui? Madrid, il re di... magari. Facciamo finta che l'ha indossata lui. Non lo so, Berni. Ora è veramente molto arrabbiata. Sì, ora farò un esposto, Unicredit, la UEFA, Champions League, perché non vedo... l'utilità di mettere il Napoli, la maglia del Napoli che è da poco in Champions, la Roma non ne parliamo, va bene Cristiano Ronaldo, va bene il Barcellona, Del Piero, vergogna, vergogna. La signora è un po' di parte, Avete visto quanto divertimento? Noi ci siamo divertiti veramente da pazzi, noi e tutti i bimbi che erano lì presenti. E soprattutto eravamo lì, abbiamo visto le maglie dei calciatori, i palloni con la quale hanno giocato. Bene, adesso ci fermiamo un attimino soltanto per la pubblicità, ma restate lì perché torniamo con la seconda parte del nostro Fanfare Special. Lei si occupa di curare la SMA, l'atrofia muscolare spinale, una malattia che colpisce i bambini impedendo loro di fare anche i più banali movimenti. Come vedete, la ricerca sulla SMA non si muove. Adesso però, muoviti tu, che puoi. Manda un SMS o chiama il 45599. Aiuterai la ricerca a camminare e darai ai bambini affetti da SMA una speranza in più. E adesso parliamo di cose serie con il nostro Mergi, il vostro TG News. Ciao a tutti bimbi e benvenuti al nostro consueto appuntamento con il TG News. Partiamo subito con la prima notizia. Ciao Trisha, grazie dell'opportunità che hai dato a me come capodelegazione del FAI di spiegare questa nostra giornata, questa FAI Marathon che vuole essere una maratona attraverso lo sguardo. Abbiamo cominciato da Piazza Castelnuovo perché Piazza Castelnuovo è come un rimpossessarci della nostra città e del palchetto della musica, dove il principe di Castelnuovo voleva in realtà un qualcosa per la sua città che non fosse soltanto uno spazio di aggregazione, ma soprattutto uno spazio dove poter ascoltare la musica e i giovani poter essere, diventare soprattutto anche persone. Questo itinerario parte da qui per concludersi all'archivio di Stato. Perché l'archivio di Stato? Perché il passato e il futuro devono dialogare con quella che è la memoria preservata. Gli archivi non sono spazi dove c'è la muffa e si conserva quello che non serve. Gli archivi sono la nostra il nostro passato legato a una tradizione, legato a una maniera di essere, ma soprattutto a quello che sono i nostri DNA culturali che riguardano le generazioni future. Adesso entriamo a vedere questo archivio della memoria, dei saperi e del, soprattutto della nostra identità. Thank you.
Che ne pensate? Vi è piaciuta, non vi è piaciuta? Cosa dovete dirci? Chi di voi vuole parlare? Mi è piaciuta molto la fonderia spagnola. Ah sì? Perché ti è piaciuta? Ho visto i quadri, non sono entrato dentro, però più o meno l'ho vista e mi è piaciuta molto. Anche perché passando uno vede sempre una sì. cosa e dice che cos'è? Stavolta poi c'erano i cani, poi c'era la redazione. È bello perché tutto quello che è vivo è bello, anche un monumento sì. è vivo, per cui una vita reale è una vita storica. E tu? A me è piaciuto di più lo Gattolio di Santa Caterina, perché c'erano molte sculture, poi c'era anche la musica. Ecco, la musica. Sono dei ragazzi giovani, un po' più grandi di voi, che hanno intrapreso una carriera che è quella dell'artista, che è abbastanza difficile. E voi che siete più piccoli, che cosa mi dite? A me è piaciuto il conservatorio. Perché c'erano poi al terzo piano dei ragazzi che stavano suonando e mi è piaciuta molto quella musica. Era una musica moderna? Sì. Ecco, più vicina a voi. E tu? A me mi è piaciuta quando siamo andati alla banca. Ah sì? Perché? Perché era così monumentale? Sì. Così grande? Sei arrivata fin su? Fino nei saloni? Sì. Sì, vabbè, eri attenta alla musica per cui non ti ricordi bene. E tu che ne pensi? Allora, a me è piaciuto tutto perché ho visitato nuovi monumenti che non sapevo manco esistevano. Quindi niente, mi è piaciuto. E che dici? Un'altra volta ci riproviamo a sì. fare qualcosa per sì. altri monumenti? Sì. Senti, e di questo che in realtà è un archivio, dove in realtà i bambini, quando sono un po' più grandi, entrano, che ne pensi? Niente, penso che è molto bello perché sono conservati dei documenti storici molto antichi. A me è piaciuto molto l'Hotel Wagner perché... L'Hotel Wagner, no, io capisco perché ti è piaciuto, perché in realtà era la casa di un signore che stava molto bene. Poi, quando le famiglie in realtà non se lo possono più mantenere, lo vendono e il palazzo diventa un'altra cosa, in questo caso un albergo. Vieni, qui siamo a Palazzo Steri, dove non è soltanto la sede del rettorato, per cui di qualcosa di più importante, è la sede di un altro retaggio storico, un retaggio storico dove è passata la sofferenza, tant'è vero che questa è stata anche sede della Santa Inquisizione, ne avrete sentito parlare, e nella Santa Inquisizione in questo periodo venivano incarcerati degli uomini che potevano senz'altro anche essere innocenti, ma che avevano detto qualche parola di troppo. Se venite con me, vi faccio vedere le tracce che queste persone, nella loro sofferenza, hanno lasciato. Andiamo. Trisha, abbiamo finito qui il nostro percorso in questo splendido ambiente, ma siamo qui per darvi un appuntamento il 21 del prossimo mese per ritornare sempre a riguardare le nostre vecchie carte, quelle carte piene di storia. Grazie a tutti per averci seguito e vi diamo appuntamento alla prossima. Ciao! Volete ancora qualche idea per le vostre feste di Halloween? Ma siamo qui per questo! Ecco la nostra rubrica con il nostro giullare briciole di feste. Aiuto, aiuto,
un ragno. Oh! Fa. Volete costruire anche questo per i vostri addobbi di Halloween? Tu, vai via. Beh, prendiamo un palloncino e lo gonfiamo di questa misura. Poi prendiamo un altro palloncino e lo gonfiamo in questa misura. Colori diversi. Uno è il sederino del ragno e l'altro sarà la testa. E li attacchiamo. Così. Poi prendiamo un altro palloncino, lo gonfiamo e lasciamo sempre l'aria, così, e facciamo le zampette. Pieghiamo così e giriamo così. Poi l'altra estremità, pieghiamo e giriamo anche questo così. Visto? Io ho già preparato un altro paio di zampe, li incrociamo così e pieghiamo senza aver paura. Dai, giralo così. Visto? Dopo prendiamo il corpo, e lo attacchiamo. E voilà! Un altro ragno è stato fatto. Mi raccomando, divertiamoci e buon Halloween a tutti! E adesso? Niente, ci fermiamo semplicemente per un po' di pubblicità. Si occupa di curare la SMA, l'atrofia muscolare spinale, una malattia che colpisce i bambini impedendo loro di fare anche i più banali movimenti. Come vedete, la ricerca sulla SMA non si muove. Adesso però, muoviti tu, che puoi. Manda un SMS o chiama il 45599. Aiuterai la ricerca a camminare e darai ai bambini affetti da SMA una speranza in più. Bene, ripartiamo con la seconda parte dello special UEFA Champions League Trophy Tour. Volevamo ringraziare in modo particolare l'organizzazione tutta per averci accolto in maniera veramente calorosa. Ringraziamo l'Unicredit Banca per averci dato la possibilità di entrare con le nostre telecamere all'interno di questa grande manifestazione e anche gli operatori, colleghi che hanno preso le immagini e hanno fatto sì che si divulgassero in tutta Europa. E infatti li troverete sul sito ufficiale Tour Champion. Bene, cosa dire se non buona visione? Vi aspettiamo dopo, guardate la seconda parte del nostro special. Star is gonna shine.
ragazzi, si sta svolgendo la finale per il terzo e il quarto posto. Venite con noi, andiamo a vedere, e fra poco ci sarà la finalissima. Si finisce qui con la finale, terzo e quarto posto, la premiazione immediatamente in campo, dunque rimanete lì cari ragazzi per questa premiazione, terzo e quarto posto. Siamo in compagnia di Michele che qui sta lavorando, è un po' impegnato, effettivamente sta lavorando, però volevamo soltanto chiederti com'è andata, se è andata tutto bene, se è andato tutto a posto? Sì. Ok, è molto preso dal suo lavoro lui, ci siamo comportati bene? Sì. Perfetto, tornerete? Forse. Ecco, lì ha avuto qualche dubbio. Vabbè, grazie, grazie Michele. Allora, è giusto che diciamo tutti coloro che stanno partecipando a questa, alla realizzazione di queste giornate, ci sono anche loro. Soltanto due parole. Vogliamo dirvi come è giusto documentare il fatto che c'eravate anche voi. Voi di cosa fate parte? Noi della vigilanza. Della vigilanza, come è andata? È successo qualcosa di strano? Tutto bene. La gente si è comportata bene? Sì, è brava Paola. Ok, siete qui da tre giorni? Sì, da una settimana più o meno. Da una settimana. E dopo? Che si fa? E dopo niente, continuiamo a lavorare. Dopo che finisco noi continuiamo sempre. Ok. Loro continuano sempre, imperterriti. Ci saluti bimbi, ciao, ciao. Ciao. Lei sa adesso la finale con chi è? Chi disputerà la finale? Hai un momento a leggere. Adesso ci diranno la prossima, la finale. Allora, la finale Giants Red Davis. Ok, perfetto. E noi staremo qui a documentarla. Thinking that it ain't going on, cause there ain't no dreaming and it ain't no fun. Well, you gotta get moving, better moving along on your own. Well, you're laying there thinking that it ain't going on, cause there ain't no dreaming and it ain't no fun. Well, you gotta get moving, better moving along on your own. Allora, e loro sono
sono gli sconfitti, sono arrivati al secondo posto. Guardate, c'è chi piange. Com'è andata? Forza, vogliamo lo stesso un sorriso. Grazie a tutti quanti. Fa niente, guardate, guardate lui. Preferiamo lasciarvi con questo sorriso. Classificati da questa parte, mister. Mergi, Chip, mergi! Venite, perché adesso andiamo a vedere la premiazione dei vincitori. Forza, andiamo, 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 andiamo! Salvatore Scrunato, Gabriele Muri, Lorenzo Di Marco, Giacomo Scrunato, Traina Giovanni, Cacciatore Andrea, Mattia Lio, Salvatore Noto e mister Vincenzo Di Marco. Signore e signori, vincono la Unicredit Cup la squadra dei Red Devils. Eccoli qua. E allora l'applauso da parte del pubblico di Palermo, i ringraziamenti alla CSI, Centro Sportivo Italiano. Grazie ancora a Leopoldo Loverde, responsabile arbitri, Giusto Sinfonia, supervisore arbitri, Mario Taccetta, consigliere nazionale, Ivana Zingale, Antonio Spinaci, servizio civile, e poi ancora da Messina il consigliere provinciale Domenico Calì, il vicepresidente regionale di Messina Santino Smedile e il presidente Centro Sportivo Italiano Palermo, signor Michele Crimi, che sta premiando con la Coppa dei primi classificati pallone originale da calcio UEFA Champions League, che vedrete protagonista nella finale del 25 maggio con la Coppa che è lì dentro, che potete visionare fino alle ore 22. Allora, le mani al cielo, la musica, grazie al Mise, il console, l'unico DJ, grazie Sara, grazie alla Francesca, grazie Valentina, Michele, Simone e tutti i ragazzi, montatori, smontatori, cameraman, fotografi, ragazzi del canale 632 Digitale Terrestre, alla prossima e grazie. Ciao a tutti da Palermo per Unicredit Cup UEFA Champions League, è tutto. Ora le interviste con il nostro blogger Beppe, UEFA Trophy, UEFA Trophy, trophytour.gazzetta.it. Bene, bene, un po' stancante, devo dire, da questa mattina alle 8, 32 squadre, Unicredit Cup, UEFA Champions League, l'esposizione della Coppa, i ragazzi, i genitori, Palermo, meraviglioso, il caldo, però... Ne è valsa la pena! Assolutissimamente sì, è un piacere vedere questi ragazzi. Sono prossima nostre... tappa? Napoli, prossima settimana a Napoli, non mi chiedete la data perché ora mi sfugge, credo il 14 ottobre, finale a Roma. Grazie a tutti e ciao! Grazie a voi, ciao! Bene, e noi vi salutiamo, la puntata finisce qui, è stata veramente una giornata bellissima, ricca di emozioni, è vero? Sì, sì, vi vedo, siete felicissimi, lo sono anch'io, sono sicura che i bimbi che ci stanno guardando da casa guarderanno con piacere questa giornata. Un bacio a tutti da parte di Buddy, Mergi, Triscia e il nostro amico Giullare. Vi diamo appuntamento alla prossima, ciao! Buonasera, io mi chiamo Fela Roy Viruska, dico il nome Roy Viruska, e quindi volevo dare un saluto a tutti i bambini italiani che hanno giocato, quelli che hanno vinto e quelli che hanno perso. Quindi per noi è stato uguale, tipo chi ha perso e chi ha vinto è stato uguale. Mamma mia. Quindi li saluto, un saluto da parte mia e mio amico Gania. Grande divertimento in queste finali del torneo Unicredit, c'eravamo anche noi, abbiamo intervistato quei bimbi, come avete visto, contentissimi. Detto ciò, vi salutiamo. E già, questa puntata è finita, bimbi, ma state tranquilli perché noi torneremo puntuali la prossima settimana. Intanto vi diamo appuntamento con le repliche settimanali.
Ciao da Trisha, da tutti gli amici della Casa di Pepper, e vi aspettiamo alla prossima. Lei si occupa di curare la SMA, l'atrofia muscolare spinale, una malattia che colpisce i bambini impedendo loro di fare anche i più banali movimenti. Come vedete, la ricerca sulla SMA non si muove. Adesso però, muoviti tu, che puoi. Manda un SMS o chiama il 45599. Aiuterai la ricerca a camminare e darai ai bambini affetti da SMA una speranza in più. In the tiki room.